Ci sono giovani che credono in una Taranto diversa, che non vogliono lasciare Taranto e che, nonostante la tenera, la giovane età, si danno da fare, combattono per un futuro migliore. È il caso del qui presente Dante Russo, appena 16 anni. Ci siamo conosciuti attraverso i social, perché poi, vedendo la mia attività politica, ricevo parecchi riscontri, e quindi abbiamo avuto modo di conoscerci. Ha sposato in pieno gli ideali di Taranto senza Ilva e, ripeto, nonostante la giovanissima età, è un mio validissimo e apprezzato collaboratore. E allora, Dante, vogliamo capire come viene vista e vissuta e sperata Taranto nell'ottica, dall'angolazione di un giovane, di un giovanissimo quale sei tu, appunto, dai tuoi 16 anni, beato te a essere così giovane. E allora, Dante, intanto facciamo un bel discorso, parliamo di un problema serio, 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 la questione ambientale, l'Ilva. Allora, Taranto è la capitale, la capitale dei tumori, e su questi dati oramai parlano chiaro. Governo, comune, regione non hanno il coraggio di pronunciare la parola chiusura. L'Ilva inoltre non produce, produce da scarsa occupazione, perciò, eppure continua a inquinare. Quindi il senso che continua a inquinare e da scarsa occupazione, qual è il senso? È antieconomico. Ecco, Dante, ma parliamo di Ilva, parliamo di questione occupazionale. Abbiamo visto che l'Ilva non dà lavoro, non dà nulla, è antieconomico, come opportunamente tu hai detto. Ma come mai Taranto, secondo te, vive questo dramma occupazionale? Allora, prima di passare a questo argomento, vorrei precisare che, comunque, per quanto riguarda la decarbonizzazione, una cosa, un argomento che Meucci ultimamente sta parlando, sono tutte chiacchiere, tutte favole, perché la struttura, l'azienda, lo stabilimento, essendo troppo vecchia, come può essere ammodernata? Inoltre, la maggior parte dei dipendenti sono in cassa integrazione, quindi è antieconomica, non ha senso il fatto che continua a produrre, a inquinare, e non dà anche scarso occupazione, non ha senso. Ecco, opportunamente rilevavi sul ti soffermavi sul discorso della decarbonizzazione. È uno stabilimento a un'età media di 40 anni. 40 anni, invece, quindi siamo a 60. Siamo a 60, cioè tre mezzi, insomma, sì, di vita. Proprio. Pretendere che è come se un anziano di 100 anni tu lo mandi. Come se mettessi un anziano di 100 anni a fare le Olimpiadi. Cioè, okay, a pari di un giovane. Esatto, anche alle Olimpiadi, ma a 100 anni, quello che fa miracoli. La stessa, ecco, cosa con l'Ilva. Quindi c'è questo dramma occupazionale a Taranto. Ma perché Taranto non riesce a prendere ossigeno dal punto di vista del lavoro, dell'occupazione? Allora, prima cosa, Taranto, essendo schiava dell'Ilva, non ha potuto creare alternative di sviluppo. Quindi un giovane che fa quei 5 anni di scuola, di ciclo scolastico, se ne va in un'altra università di conseguenza, quindi un'altra città, e è difficile che ritorni a Taranto. Insomma, chi si è visto, come dici tu Luigi, chi si è visto, cioè non è difficile che ritorni. Arrivederci e grazie. Arrivederci e grazie, anzi pure senza grazie direi. Ecco, gli argomenti si collegano e sono connessi l'un l'altro. Hai parlato di università, anche qui, come dire, tanto rumore per nulla. Allora, prima cosa, l'università ha avuto tantissimi problemi, e tra i tanti è che non ha risorse finanziarie, quindi un per avviare esempio, corsi. Esatto, vale. Non ha corsi, non ha risorse finanziarie. E inoltre, vabbè, un'università, ad esempio, un esempio di università è quella di medicina. La facoltà di medicina. Abbiamo visto a questo proposito che mancavano le risorse persino per pagare i professori e per avere le aule. Di che parliamo? Non ha senso. Inoltre, Taranto è una città di mare, perciò dovrebbe puntare sulle facoltà legate al mare e ai beni culturali. E allora, abbiamo parlato di mare, abbiamo parlato di beni culturali. Questo binomio significa turismo, ma anche qui noi abbiamo, Dante, delle ricchezze enormi, ma il turismo
non decolla, perché? Allora, uno dei tanti problemi, quello principale, è che non c'è un servizio di accoglienza. Per i turisti. Per i turisti. Cioè, tu Luigi, immaginate un turista che viene a Taranto, ok? Non ha un servizio di accoglienza, è completamente disorientato. A differenza di molte altre città come Martina Franca, Bari, Lecce, che sono città che... Per non andare chissà dove, proprio a due passi. Non stiamo parlando di New York o America, stiamo parlando di città che stanno proprio qui, cioè a fianco a Taranto, insomma. Quindi possiamo aggiungerei che l'amministrazione non sa fare marketing del territorio e né tantomeno promuoverlo. Ecco Dante, chiudiamo positivamente, proprio parlando, facendoci, conoscendoci, noi apprezzando la tua buona volontà, ce ne fossero tanti di ragazzi come te, perché poi i giovani di oggi, ragazzi che oggi hanno 16, 17, 18 anni, saranno, mettiamocelo in testa, la futura classe dirigente, e dobbiamo tenercela stretta a Taranto per evitare quella che si chiama purtroppo la fuga dei cervelli. Tu hai anche lanciato una proposta, hai espresso una tua disponibilità. Quale? Proprio io stesso. Tu parli molto bene l'inglese? Esatto, parlo molto bene l'inglese, quindi potrei proprio offrirmi volontariamente da cittadino proprio per dare questo servizio di accoglienza. Esatto, sì. Di guida. Anche perché mi dispiace onestamente che vengono qua e sono disorientati, i poverini. Infatti ho avuto a che fare e non vedevo l'ora di andarsene da Taranto, perché ci sono stati dei casi che chiedevano aiuto ai cittadini. Sentivano così, sbandati. A disagio, sì, non sapevano, non vedevano l'ora di andarsene a Bari o a Napoli, giustamente, perché... Ma anche il problema poi più grosso, sai qual è? Che questi poi quando arrivano qui con le navi da crociera vengono presi nelle navette e portati a Ostuni, a Martina, Locorotondo, Alberobello e Taranto, è solo un punto di approdo. Bene Dante, allora intanto complimenti per l'intervista, questa scioltezza, ma avremo modo di approfittare, tra virgolette, della tua buona volontà, del tuo impegno, dei tuoi valori, e questo è anche un appello che noi lanciamo a una fetta sana di giovani come te, di ragazzi che non vogliono subire passivamente, non vogliamo morire di ILVA, vogliamo vivere di mare, di turismo, di cultura. Ciò che la città ha bisogno.